Eccoci qua, buongiorno a tutti, ne abbiamo parlato anche diciamo un paio di mesi fa. Questi tanti messaggi che ci arrivano di foto di cucciole allevate da altri allevatori, dove ci viene allevatori o privati, insomma gente che fa cucciolate così, dove ci viene chiesto un consiglio, insomma sono messaggi purtroppo che ci lasciano un pochino così interdetti, perché come posso io andare a commentare un cucciolo del quale non conosco i genitori, non conosco la selezione, non conosco il motivo per cui è stato scelto quell'accoppiamento, non conosco niente, e poi non è nemmeno quello di cui noi ci occupiamo. Noi non ci occupiamo di fare consulenza gratuita alle persone che vogliono prendere un cucciolo a qualcun altro. Noi facciamo, diciamo, questi video perché a mio avviso la miglior persona, la migliore famiglia che si presenta al nostro allevamento per prendere un cucciolo è quella più preparata, quella più formata. Me, quando vedo persone che vengono all'allevamento così, che cascano dalle nuvole, non sanno distinguere un cane da un gatto, non sanno dove c'ha la testa, dove c'ha la coda, mi lasciano un attimino perplesso e generalmente li rimando a casa a pensarci un attimino più con calma. Insomma, ecco, a me piace quando le persone si presentano all'allevamento che sappiano un pochino tutto quello che è importante c'è da sapere, come si insegna a sporcare fuori al cane, come si insegna a lasciarlo da solo, come è un po' la cura del mantello, la cura dell'orecchio, insomma persone che arrivano all'allevamento preparate, insomma, che manifestano anche un interesse a volersi preoccupare, accudire, insomma, e preoccupare del benessere del cucciolo. Quindi questo è il motivo per cui noi facciamo questi video, però non li facciamo per proporci come consulenti gratuiti, insomma, per persone che prendono il cane da altri. Il nostro impegno lavorativo è dedicato a quella che è la selezione dei nostri cuccioli. Io vi ringrazio e vi auguro una buona giornata.